sabato 26 e domenica 27 ottobre partecipate a Bedonia alla Fiera del Tartufo per gustare l'oro della Valceno e della Valtaro. Stand, prodotti enogastronomici, aperitivi, pranzi e cene nei bar e ristoranti, degustazioni, show cooking, eventi sportivi, escursioni, intrattenimenti per i più piccoli, visite guidate, spettacoli itineranti per le vie del paese. Due fine settimana ricchi di emozioni a Bedonia alla scoperta del Tartufo Nero. Vi aspettiamo! La pazienza è giunta al capolinea. Dopo l'ennesimo allagamento verificatosi all'interno della stazione ferroviaria di Borgotaro a causa delle piogge dei giorni scorsi e che va a sommarsi a problemi irrisolti da decenni, il consigliere regionale Matteo Daffadà, durante un incontro svoltosi ieri, ha preso una posizione netta e dura nei confronti di Reti Ferroviarie Italiane. I pendolari dei treni che transitano sulla linea Pontremolese e che usufruiscono quotidianamente di questa stazione non possono più accettare condizioni al limite della sopportazione. C'è stato un incontro operativo, ci hanno raccontato e presentato i progetti dei prossimi anni, ho detto che è ora di finirla, perché è anni, prima ho fatto il pendolare, ora da rappresentanti di questo territorio che ci dicono che la modernizzano, la mettono in sicurezza e tutto il resto e mai succede questo. Quindi credo che sia arrivato il momento ormai di dire basta. Non è possibile avere dei sottopassi allagati delle piscine, perché quella è insicurezza, non è sicurezza. Avere dei montacarichi, non avere degli ascensori. Avere delle pensiline che nel momento in cui piove vengono tagliate e non vengono ripristinate. Quindi credo che ormai assieme ai sindaci, con l'accordo dei sindaci, dobbiamo dire basta e dobbiamo cercare di portare a casa sicurezza, comfort per i pendolari, per coloro che scelgono di vivere in montagna pur lavorando da altre parti. Credo che questo è il minimo che noi dobbiamo a queste persone. Ecco, come pensate di intervenire? Ovviamente c'è stata questa sua presa di posizione, ma in caso ancora per l'ennesima volta non ottenesse un risultato? Io credo che davvero si debba passare eventualmente anche alle vie legali, perché noi chiediamo sicurezza, chiediamo aiuto ai disabili, strutture per disabili, via alle ditte, alle aziende, ai privati e il pubblico, perché considero ancora RFI pubblica, non dia queste risposte ai cittadini. Credo che sia impensabile continuare ad andare avanti così. Quindi chiedo e chiederemo anche ai sindaci, ai rappresentanti nostri, che alla fine, se succede ancora così, basta, bisogna scrivere, ma scrivere agli organismi competenti che regolano e regolamentano questi temi.